tutti, eccomi qua con un nuovo tutorial. Allora, in questo tutorial voglio far vedere come possiamo creare un planning digitale, quindi solo a uso digitale, senza stamparlo. Poi se lo volete utilizzare per stamparvelo perché vi trovate meglio, poi lo potete stampare. Io adesso vi faccio vedere giusto un modo semplicissimo per crearlo. Andiamo ad aprire Photoshop, e quindi in questo tutorial lo faremo con Photoshop, perché è uno dei programmi che la maggior parte delle persone ha a disposizione. Andiamo qui su Photoshop, andiamo su file nuovo, andiamo su carta internazionale e mettiamo una 4. Io lo lascio così come impostato, poi successivamente vado a spostare l'orientamento e qui gli diamo ok. Ora vado qua su immagine, rotazione, e vado qui su 90 orario, quindi vado a fare il planning per orizzontale. Mi vado a sbloccare il livello come sempre per andare a cercarmi il centro. Vado a mettermi il righello qui al centro e al centro anche qui. Se non avete i righelli a disposizione, dovete andare su visualizza righelli. Ok, adesso andiamo a mettere una base sotto per crearlo un po' più carino, quindi creandolo graficamente più visibile. Io vado a crearmi un effetto legno. Come faccio? Vado ad aprirmi un'immagine. Ok, questa è l'immagine che ho trovato. Ok, questa immagine. Qui i rettangoli dell'immagine non sono uguali. Se io vado a prendermi il righello, però mi accorgo che le linee, vedete, non sono precisamente dritte, quindi quando andrò a fare la sovrapposizione del pattern non verrà proprio preciso, proprio perché le linee non sono dritte. Quindi adesso vado a modificare un po' i lati, mi vado a sbloccare il livello e ingrandisco e vado su modifica, trasforma, distorci. Su distorci dobbiamo cercare di mettere, vedete, le linee dritte, eccole qua, vedete. Facciamo la stessa cosa anche da quest'altro lato per cercare comunque di dare queste linee un po' dritte. Poi andiamo ad allargare in questo modo semplicemente il quadrato, andiamo a rimettere le nostre righe e vediamo se adesso sono un po' più dritte. Ecco qua, quindi andiamo a fare tasto destro, unico livello, e abbiamo fatto questo. Ora, se abbiamo qualche cosa nella sovrapposizione che è un po' storto, purtroppo dipende sempre da queste trame, però diciamo che per quello che ci occorre questo è solo uno sfondo per creare un effetto grafico visibile, diciamo. Andiamo su modifica e andiamo qui definisci pattern e lo chiamiamo rovere grigio scuro, come è il nome del file. Io do ok. Torno in senza titolo 1, vado qua su sovrapposizione pattern. Su sovrapposizione pattern vedete che sono nei pattern. Se vado alla fine io mi trovo l'effetto che ho realizzato. Come vedete le linee purtroppo non combaciano benissimo, però noi andiamo a mettere un po' in opacità così cerchiamo di non farlo fare molto visibile. Potete anche rimpicciolire un pochino, vedete, l'effetto, per fare questo effetto così. Ora io voglio andare a dare una sovrapposizione colore, vado su sovrapposizione colore e qui gli metto colore. Come colore io voglio andare a dare un rosa, perché voglio fare un planner, diciamo, molto femminile. Vado qui, vado a lavorare sui colori, vedete, eccolo qua, per creare questo effetto. Qui potete anche abbassare un po' l'opacità e qua gli diamo ok. Come vedete abbiamo creato lo sfondo del nostro planner. Adesso vado qui sullo strumento rettangolo. Sullo strumento rettangolo io mi vado a mettere una traccia di un rosa per crearlo sempre un po' in tono. Gli metto una traccia un po' più sottile di uno e il riempimento bianco. Andiamo a creare questo rettangolo. Qui possiamo ancora andare a dare, ho il cambio del colore per vedere un colore che mi piace di più, eccolo, e qui vado a dare una traccia un po' più sottile. Vado qui nello strumento linea, vedete linee, e qui come linea gli vado a dare un grigio chiaro. Ok, utilizzando il centro del nostro documento mi utilizzo anche un altro centro qui
e vado a fare delle linee. Vado a duplicare queste linee, ingrandisco la visuale, altrimenti non riesco a ingrandire, e me le duplico. Però, come potete notare, non mi ha preso il colore. Ok, mi vado a selezionare le due linee, vedete, eccolo qua, vado sullo strumento linea e qui vado a mettere il grigio che gli avevo dato. Mi seleziono le due righe e vado ad allargarle quanto il mio documento. Ok, io ad occhio ho fatto queste due linee, però posso prendere l'estremità, vedete, andando a metterlo qua, e da qui vado qui e mi vado a prendere il righello. E come vedete qua è un centimetro e io voglio farlo ogni 2 centimetri, quindi qui è il primo centimetro e vado a mettermi questa linea qua, prendo il righello e mi faccio un altro centimetro, vedete, ogni 2 centimetri, vado sulla seconda linea e me la sposto qua. Ora, avendo fatto le prime due linee a 2 centimetri, io cosa faccio? Le duplico e me le duplico, mi sposto dalla riga e adesso le posso spostare. Mi prendo di riferimento, vedete, questa, seleziono fuori dal foglio e poi mi vado a cancellare una delle linee, che è questa qua. Ora vado a copiarmi sempre le altre righe, tutte e tre, duplico, mi sposto prima con la tastiera, vedete, e poi vado a selezionare qua e vado sull'ultima riga che ho fatto, vado qui e la elimino. Mi seleziono tutte le linee tranne lo sfondo, le vado a duplicare, mi sposto, vedete, poi prendo la freccia sposta e mi vado a scendere premendo, mi raccomando, shift, in modo che vi muovete perpendicolarmente. Qua andiamo a togliere questa ultima linea che sta qua. Ora mi seleziono tutte le righe, vado a togliermi quella che era doppia. Ok, adesso mi vado, ok, adesso mi prendo di riferimento l'ultima riga e me la vado, e questo rettangolino qui me lo vado a stringere, vado sull'ultima riga e la cancello. Fatto questo, vado sullo strumento rettangolo a rotonda, mi vado a togliere la traccia grigia e mi metto una traccia bianca. Vado qui sul riempimento e mi vado a mettere un rosa molto chiaro. Vado qui e vado, vedete, a creare questo rettangolo. Questo però andrà messo sotto al rettangolo bianco, eccolo qui, in modo che esce questo. Qui possiamo sempre andare a modificare il colore, vedete, clicchiamo qua e cerchiamo di schiarirlo un pochino. Gli do ok. Andiamo a scrivere adesso e qui andiamo a scrivere, scriviamo prima fuori dal file, scriviamo lunedì, martedì, andiamo all'interno del testo e andiamo a cliccare con il tab da tastiera per lasciare più spazio tra un giorno e un altro. Ok, lasciamo ancora un altro spazietto in questo modo. E questi possono essere anche più stretti. E andiamo a metterlo più centrato, vedete, con il centro che abbiamo fatto qua. Ok, ci siamo fatti le scritte qui. Ok, vado qui sulla linea e mi vado a mettere uno spessore un po' più largo e qui gli vado a mettere di nuovo il grigio. Eccolo qua. Premo shift. Eccola qua. E vado a crearmi. Ok, e poi vado qui su pixel, vado a fare un po' più larga. Eccola qua. Ora duplico la mia linea e me la sposto, vedete, in questo modo. Qua andiamo a mettere un po' più al centro. Allora, qua prendiamo la selezione e mi vado a creare il primo, vedete, il primo raggio. Vado sulla seconda,
premo la freccia, vedete, selezionando il centro mi compare questo. Riprendo la selezione e vado e mi creo anche, vedete, quest'altra riga. Riprendo la selezione, me la sposto di qua, vado a prendere lo strumento sposta e aggiungiamo un'altra riga. All'inizio creo con il rettangolo, adesso invece vado ad occhio, perché tanto è un planner digitale, quindi non ho bisogno di misure specifiche. E poiché mercoledì è più largo, vado a farlo manualmente. Duplico questa linea e vado, per dare più spazio, comunque mercoledì è più largo. Possiamo anche allargare un po' tutto. Ora io mi vado a selezionare questi e vado a farli ad occhio, tanto è un planner digitale, non ha bisogno comunque di misure specifiche. E duplichiamo. Ok, fatto questo, adesso io vado a creare un po' di effetti, mi vado a creare un'ombra. Vedete, vado su distanza, vado a mettere l'ombra e abbasso un po' l'opacità. Mi sposto, vedete, andando qui sopra, mi sposto l'ombra verso il basso, in modo che non vada a farla toccare qui sopra. E io do ok. Stessa cosa anche per il rettangolo rosa delle settimane. Qua e vado ad applicare un'ombra esterna. E faccio stessa cosa anche a quest'altro, vedete? Eccolo qua. Passiamo un po' l'opacità. E gli do ok. Ora mi vado a selezionare tutto quanto, vedete? Tranne lo sfondo bianco, e me lo vado a mettere in una cartellina, in modo che ho tutto insieme e me lo posso spostare come voglio. Ok, qui invece vado a prendermi sempre lo strumento rettangolo e mi creo una parte node. Vado sulla traccia e vado a mettere una traccia un po' più scura, e qui mi voglio andare a mettere un'altra cosa. Vado a duplicarmi questo strumento, questo rettangolo, e me lo voglio mettere anche qui. Vado ad applicare un'ombra, eccola qua, vedete? Vado a cambiarmi il colore perché lo voglio fare sul rosa, eccolo qua, aumentiamo un po' la distanza e gli do ok. Copia stile di livello, vado su questo di sopra e vado a fare tasto destro, incolla stile di livello. E qui gli vado a scrivere note, così ho un riferimento per poter scrivere quello che voglio. Qua vado a selezionarlo e me lo faccio di un altro colore. Ora voglio dare ancora un effetto un po' più particolare allo sfondo, quindi vado a creare un nuovo livello e vado a prendermi il pennello. Photoshop ha dei pennelli a disposizione e mi vado a prendere questo qui delle rose. Prendo e lo faccio bianco, vado qua, aumento la dimensione e, come vedete, faccio queste rose di sfondo. Vado anche a cambiare un po' il colore, vado a mettere un giallo in modo che si vedano, vedete, più volte. Prendiamo il bianco, bordeaux. Ecco qua, e qui scriviamo planning settimanale. Ingrandiamo, cambiamo il font, cambiamo, poi vado sulla tasto destro traccia e vado a mettere come traccia il bianco e abbasso la dimensione e lo vado a mettere qua. Ora mi sposto tutto questo qui che ho fatto più giù, vedete, eccolo qua. E mi lascio lo spazio anche qui. Questo lo stringo un pochino per fare la stessa altezza che ho fatto qua. Con questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto e che possa essere utile per creare i vostri planner settimanali digitali. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie e ciao a tutti.